Intanto è iniziata la seconda partita di questa prima giornata della seconda edizione dello Sbordone Cup. Si affrontano Gian Nicola e Asmatici. Squadra di Gian Nicola è stata un po' decimata, adesso dall'anno passato sono rimasti solo Baruni e Adamo. Attualmente non hanno il portiere, quindi probabilmente gireranno, dato che adesso tra i pali c'è Adamo. Invece dall'altro lato troviamo gli Asmatici, che sono, come dire, una new entry in questo torneo. Attenzione, prova subito il sinistro, il centravanti di Gian Nicola. Pallone che finisce in calcio d'angolo. Musibel. Calcio d'angolo, attenzione, pallone indietro, il destro, pallone finisce alto. Pallone giocato vicino, però commette fallo il centravanti del Gian Nicola. Attenzione, palla, prova il destro, respinge il portiere degli Asmatici. Adamo la gioca vicino. Pallone girato verso Perrotta. Un altro rimasto nel Gian Nicola dall'anno scorso. Ha provato il destro, qui il centravanti dei Gian Nicola. Però ha preso male il pallone. È messa dal fondo, battuto in avanti. Ha provato lo stacco di testa. Il centravanti degli Asmatici. Ma ha mancato il contatto con il pallone. Adamo in avanti. Ha provato la sponda verso Varuni, pallone troppo lungo però. C'è stata una deviazione e quindi sarà rimessa laterale per il Gian Nicola. Varuni verso Allen, destro ribattuto. C'è una serie di rimpalli e quindi pallone che finisce tra le mani del portiere degli Asmatici, però sbaglia il passaggio, tocca la rete e quindi sarà rimessa laterale. Subito battuta, prova in avanti adesso Varuni, ancora Varuni, il destro, pallone in qualche modo bloccato, attenzione, lo perde e non è gol, c'è stato carico sul portiere. Grande giro palla per il Gian Nicola, però qui ha sbagliato Adamo, pallone troppo lungo. Rimessa al fondo per gli Asmatici. Partita grandi ritmi. Lo in avanti, un altro buttato dagli Asmatici. I Gian Nicola in questo momento sembrano prevalere sul match. Attenzione, Allen, il destro. Pallone che carambola sul sinistro di Varuni, pallone che esce fuori. Grande occasione qui per il Gian Nicola. Attenzione, Perrotta anticipa ancora, Varuni. Ancora il contrasto duro, Perrotta, c'è fallo. Pallone scippato a Varuni, ancora Varuni che però non si arrende e quindi guadagna una buona rimessa laterale. Perrotta in mezzo, il destro! Palla che esce alla destra del portiere degli Asmatici. Un'altra occasione sprecata. Pallone scaraventato in avanti, ma c'è ancora un anticipo del difensore dei Gian Nicola. Attenzione, Adamo. Passaggio che però non è vincente. Attenzione, Allen. Perrotta subisce un fallo. Adesso c'è Adamo. Ancora verso Perrotta. Però il pallone non è preciso. E c'è il destro, il centravanti degli Asmatici ed è 1-0.
Azione per Rotta, ha provato il destro che ha sfiorato la traversa. Rimessa dal fondo per gli asmatici. Adao, attenzione per Rotta, prova il cross in mezzo, prova il destro, il centravanti del Chiennicola. Pallone che però Ah, esce in questo è rimessa Chiennicola alla laterale. fine. Sì. E questo è Adamo prova mezzo. ancora il destro. Attenzione. Ci prova ancora Adamo sulla sinistra. Non riescono a trovare spazi. Provato una specie di cross. Pallone che finisce in rimessa laterale. Allora si è distrutto proprio, come si chiama? Attenzione! Ha provato il destro. Il difensore centrale Chiennicola. Esposito. Esposito. Pallone che è uscito alla destra del portiere degli asmatici. Un'altra rimessa dal fondo. Attenzione per Rotta. Non so cazzo fanno quello di spera. Comprato il destro. Nuovamente rimessa dal fondo. Ma del mio bossone. Attenzione. Il destro. Palla che Se esce non alla voglio cambiare posto. sinistra. Vai, ma se vuole dentro io, tengo guanti, tra, spi, po, faccio abuso. Palla in avanti. Prova sombrero e non riesce. Varuni lotta, guadagna una buona rimessa Chiagolm. laterale. Un'altra occasione per Chiennicola, destro a giro che esce alla sinistra del portiere degli asmatici. Molte occasioni per Chiennicola che non sono state sfruttate. Saggio in avanti con le mani, lunghissimo, attenzione, la sponda. Prova, attenzione, si incespica col pallone il destro di Varuni. Occasione sprecata, veramente una grande occasione per Chiennicola. Per Rotta prova il passaggio che non riesce, attenzione sbaglia il controllo, perde una grande occasione, adesso c'è Varuni. Prova lo scambio con il compagno, attenzione, Varuni il destro, ma il gioco è stato fermato per un tocco con la mano. Adamo, è arrivato il pallone per Rotta. Ancora, attenzione, grande occasione. Tu per tu col portiere. Grande parata del portiere degli asmatici. Si salvano. Subito ha battuto la rimessa laterale per Rotta. Passa in mezzo a due. Il sinistro. Fuori. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, provato il destro al volo, non è riuscito. Una serie di pasticci in area di rigore, ma il portiere degli asmatici riesce a mantenere il controllo. Attenzione ancora, una fase offensiva di Chiennicola che però non riesce. Adesso c'è Perrotta, cerca di mantenere il possesso con il fisico, pallone che non esce. Ancora Perrotta, gioca di fisico. È stato dato vantaggio per un fallo commesso da parte degli asmatici, ma non è stato concretizzato. Andrà la battuta del portiere. Pallone per Varun, anticipato. Ancora adesso c'è il contropiede. Palla a destra, ma il giocatore degli asmatici non riesce a controllare. Attenzione, Varuni. Sbaglia il tocco. Rimprovera Adamo. Attenzione! Rischia un pasticcio il portiere degli asmatici. Sarà calcio d'angolo. Che pasticcio che stava per combinare. Non è nemmeno angolo però, è fondo. Riesce a guadagnare una rimessa dal fondo. Ha rischiato grosso. Lone buttato in avanti. Esce fuori. Una serie di palloni buttati. Senza. Attenzione, adesso c'è il destro. Palla che esce fuori. Stavo dicendo, tattica degli asmatici. Buttano sempre il pallone avanti. Però molte volte non riesce a essere controllato. Adesso Varuni prova un cross in mezzo, smorzato. E quindi finisce tra le mani del portiere. Adamo. Passaggio per Varuni. Ancora Varuni. A tu per tu, Varuni. Adesso c'è Perrotta, gira verso Adamo.
Adamo sembra intenzionato a provare il destro, lo fa. Pallone viene respinto. Ancora. C'è stato fallo sul portiere. Punizione per gli asmatici. Sarà calcio di punizione per i Chien Nicola. Attenzione, prova il destro! Grande parata del portiere degli asmatici. Adamo mette il pallone in mezzo. Rimane in possesso di Nicola, anzi no, gli asmatici provano un contropiede ma sono chiusi dietro di Nicola. Perrotta riesce a passare in mezzo a due, Perrotta ancora, pallone al centro, riesce l'1-2, Perrotta ancora in mezzo, grandissimo errore da parte di Adamo, non riesce proprio a pareggiare. C'è la tua padre Pio dietro la porta così qua. Ancora Esposito Oh, guarda verso l'uomo, Adamo. il mio portiere in carica per il momento, anche se non ha stagione. Eccolo, che schifo. Perrotta. Ennesima risposta vincente. Il portiere degli asmatici. È così alto, non vede nemmeno l'allenare. Ancora Perrotta al limite dell'area. Finta. Attenzione. Il sinistro. Pallone che carambola sui piedi di Adamo e che esce fuori. Rimessa dal fondo per gli asmatici. Pallone in avanti. Intercettato. Ancora però gli asmatici che non riescono a dare continuità al proprio gioco. Esposito non riesce a saltare l'uomo, prova subito il destro. Adesso se la giochiamo contro il Napoli, lo sai, no, il Napoli ci No. distruggono. Attenzione. Cade sul pallone, c'è il contropiede per Nicola. Attenzione, il anzi no, il passaggio. Pallone che colpisce il palo e cammina per tutta la linea di porta. Un'altra occasione sprecata per Nicola. Attenzione! Prova ancora con il destro. Un'altra parata vincente per il portiere asmatici. Un altro calcio all'angolo. Pallone in mezzo. Ancora rimessa laterale. Stanno schiattando tutto esatto. Inquadra un poco il campione dei Wolves. Attenzione, calcio di punizione per gli asmatici. Il Che destro! cos'era? Sbaglia completamente questo calcio di punizione. Sarà Qua! rimessa dal fondo. Tira meglio di te! Subito Ma perché è Perrotta. libero? Solo la nostra partita. Ho visto, non ha la Non trova nessun rete. compagno libero. Prova ad andare da solo. Esposito. Prova, rischia. Pallone in avanti. Rischia di colpirmi. Batterà la rimessa laterale. Adamo. Subito in avanti per Esposito. Pallone troppo lungo. Pallone! E c'è il gol finalmente di Chien Nicola 1-1. Dopo moltissime occasioni, finalmente riesce a siglare il primo gol in questa seconda edizione. Attenzione, batte velocemente. Giocatore degli asmatici, pallone che carambola fuori. Attenzione, prende il pallone con le mani il difensore degli asmatici per non far arrivare un grande passaggio al centravanti del Chien Nicola e quindi sarà calcio di punizione al limite dell'area. Forse è l'ultima occasione di questo primo tempo. Sistema la barriera il portiere degli asmatici. Prende la rincorsa. Il centravanti di Chien Nicola. Attenzione, il destro!
Allone carambola fuori e finisce quindi il primo tempo col punteggio di 1-1. Intanto è iniziato il secondo tempo di questa partita fra Chienicola e Asmatici, punteggio ancora sull'1-1. Squadre che si equivalgono. Sarà calcio di punizione per Chienicola. Batterà Esposito. Prova il destro. Finisce alla destra del portiere degli Asmatici. Rimessa dal fondo. Pallone in avanti. Nella terra di nessuno. Attenzione, grande occasione per gli Asmatici, ma c'è Esposito che recupera il pallone. Subito cerca di mettere un cross filtrante per un centravanti della sua squadra, che però non riesce. Attenzione, ha provato il colpo di tacco l'attaccante degli Asmatici. Attenzione, secondo dribbling dell'attaccante di Chienicola, pallone che finisce in calcio d'angolo. Attenzione al limite dell'area, Esposito non riesce, il giocatore degli Asmatici, a tenere il pallone in campo. Ed eccolo finalmente lui, Dario Falvo. Continua il match tra Chienicola e Asmatici, ragazzi. Vediamo ora la formazione di Chienicola con Perrotta. Perrotta prova a mettere il pallone in mezzo. Varuni alla battuta. Attenzione al pallone in mezzo di Domenico. Ora Adamo sulla linea laterale. Mette questa palla in mezzo. C'è Suarez di Domenico. Adamo, che gol! Che gol a giro, Adamo! Eccolo, sempre lui. Top goal. Scrivi, Marco. Puta, non dire sto affogando la saliva, che ti scasso. Ma che cosa, sto affogando la saliva? Sì. Allora, scrivi 0058. Sì. E sei spinta? Non ti preoccupare. Aspetta, fischiare. La clip la sa Bolognini, te la dico io dopo. Però qua scrivi. Adamo mi stava aspettando, ragazzi. Ti ho fatto segnare io, hai visto? No, magari fosse mia. Perrotta in posta. Oh, attenzione a Di Domenico. Suarez, lo chiameremo proprio con questo nome qui. Ormai per me è il pistolero, no? Lo chiama il pistolero. Attenzione al colpo di testa all'indietro. Palla che rimane lì, Esposito di testa. Attenzione ora al pistolero. Adamo, palla in mezzo, è il pistolero, palo! Attenzione! Mamma mia, che azione convulsa! Poi ancora la palla in mezzo, c'è Collero che si mette davanti, non mi fa vedere. Adamo, c'è il vantaggio e poi c'è il fallo. Calcio di punizione per Chienicola. Adamo alla battuta di questa punizione. Prende la rincorsa Adamo, barriera a 2. Adamo prova a giro, la parata del portiere. Quarta volta che si spezza le dita. Attenzione perché dopo ci sono i Power Rangers di Morra, Uccello e Cosenza. Palla in mezzo, la parata del portiere sul tiro di Esposito. Attenzione, pallone in mezzo. Palla che attraversa tutta l'area di rigore. Calcio di punizione per gli Asmatici. Studia il piazzamento dei compagni di squadra. Prova a mettere un pallone laterale. C'è Casazza che prova lo scatto.
Ora c'è Esposito, rinvio, palla per Perrotta. Perrotta, numero di Perrotta. Numero ancora, ne salta due. Perrotta, alza la testa. Si chiama il pallone Adamo. Adamo vince un contrasto, poi c'è ancora Casazza, una scivolata, Esposito in posta, cerca di saltare un uomo, lo fa in qualche modo, poi perde il pallone. Si une ora Varuni, sale Varuni sulla fascia, palla al piede, la parata di De Angioletti, grande parata di De Angioletti. Tanto chiama il cambio il signor Collaro dal garittone, incredibile ragazzi. Collaro che fa gesti provocatori, attenzione, è il pistolero! Ci ha provato ancora lui. Mirko chiama il fallo laterale il direttore di gara. Attenzione a Nacci che ci sta dicendo qualcosa. Che ci dici Nacci? Nacci detto Necci. Tanto c'è Di Lorenzo. Abbiamo vinto Giovanni, abbiamo vinto. Alla faccia di chi ci vuole male. Non penso. Meglio, se la vedono meglio. Attenzione al colpo di testa, palla che termina in calcio d'angolo. È il pistolero di Domenico. Ancora lui, proprio lui, incredibile. Ragazzi, attenzione. Adamo chiude, parte Varuni, chiude. Centrale degli asmatici. Adamo alla battuta. Palla lì, è il pistolero. Prova proprio lui, sì, l'ho già chiamato Di Domenico, ma pistolero fa più a giocatore pallone, direbbe Cuccaro. Attenzione al pistolero Di Domenico, palla in mezzo, spero sia il suo cognome, che sennò faccio una brutta figura. Esposito è Di Domenico. Ah, ok, ho capito chi Di Domenico chi è allora. Ho chiamato Di Domenico chi non lo era. Vabbè, ragazzi, facevo questo errore anche alla prima dello scorso anno. De Angioletti, scucchiaia, palla per il vero Di Domenico. Attenzione a Esposito. Mi ha ingannato Nacci, ragazzi, perché mi aveva detto che il suo nome era Di Domenico per esclusione. Per esclusione mi aveva detto che era il suo. Ho detto vicino. Ragazzi, uno tra Nacci e Di Lorenzo, secondo me, per sbaglio alla mia cintura, perché non la trovo. Per errore, ragazzi, lo so che non siete cattivi. Ho detto vicino al portiere, ho detto vicino al portiere, vicino all'Esposito, io ho detto il fondo si batte con le mani. E l'ha preso la palla con la maglia battuta, ho detto no, no, i miei piedi. Incredibile, Nacci. Intanto c'è. Ma è Tortora? È Tortora, vieni qua. Ah, ma Tortora, eccolo là! Ma chi è studio? Io ando studio. Attenzione perché Nacci sta provando a fare qualche critica al mio strumento, ma che non è mio in realtà, ma è del boss Carlo Cuccaro. Ah, di Carlo? Sì. Ragazzi, qui siamo allo Sbordone Cup, non siamo a chi. Attenzione a Di Domenico. Palla per Esposito, Di Domenico, grande triangolazione tra i due. Ragazzi, io sto lavorando, devo lavorare. Ragazzi, che già mi hanno fatto fare mezz'ora di ritardo per la pioggia di là. Sì. Ragazzi, si chiude qui la mia telecamera. Ragazzi, qui lo facciamo per amore dello sport. Casazza. Attenzione al tiro di crosta. Attenzione a Scarlatella. Scarlatella, Esposito esce con i piedi. Marco. È normale che si fa nero ogni tanto. Nero. Così si fa. Si vede lo stesso? Si vede lo stesso quindi. Ah, apposta. Si riprende. Ah, ok. Sta riprendendo ora, scusa. Sì, ovvio. Ma in ogni caso nel dubbio tocca di volta espandere. Va benissimo. Ragazzi, stiamo provando a imparare come si usa questo strumento. Vediamo un po' chi batte questo fallo laterale. C'è Scarlatella alla battuta. Scarlatella.
Ma c'è, ma è Mosella! Quello è proprio lui! È Mosella! Attenzione, rete! Ha provato a distrarmi Mosella, ma non ci è riuscito perché io l'ho ripreso. Adamo! Gran gol! Jakobinski. Ragazzi, ha provato a distrarmi, ma io oramai questo mestiere l'ho fatto mio. E quindi siamo, signor Collaro, quanto sul siamo? 3-1. Sul 3-1. Ricordavo 3-0. Invece no, 3-1. Remontata completata, Dario, eh? Eh sì. No, perdendo. Attenzione a Esposito. Sale col pallone tra i piedi. Esposito. Esposito, anzi, Di Domenico, scusate. Varuni, prova! E poi è il pistolero. Esposito. Addirittura. No, 2-2. Sono 2-1 la Juve. Vai, io devo fischiare quando il calcio. Cosa? Mi sono dimenticato forse. Aspetta. Andiamo alla battuta. Il nuovo calcio d'inizio. Attenzione ora a Casazza. Casazza Adamo Ringhia. Attenzione ora a Di Domenico che palleggia, rientra sul destro, c'è Adamo che viene disturbato, poi sale palla al piede, credo sia argentato. Calcio di punizione per gli asmatici, che sono sotto di... Attenzione, non si dicono le parolacce. Attenzione ora alla palla che termina fuori. Asmatici... La cui gara ormai sembra in salita. Perrotta, imposta a lui. L'ex Assoreta. Attenzione, intanto infatti sì, ho detto ex Assoreta. Si sono rubati il nome dei vincitori. Attenzione a Varuni. Attenzione ad Adamo che prova a chiudere. Poi c'è Argentato. Fermo. Palla in mezzo. Ci sarà calcio d'angolo. Quanto manca, signor Collaro? Così lo diciamo. 4 minuti e 30 per le speranze, diciamo, della formazione degli asmatici. Intanto Varuni chiama la signora. La signora Maria. Ragazzi, quest'anno il campionato è bello avvincente. Ragazzi, io chiamo Di Lorenzo perché è il mio idolo. E Palomba, guarda come è informato il ragazzo, guarda. Come è informato. Ma io gli faccio allenare, ragazzi, è un... Attenzione al pistolero Esposito. Che cerca di difendere il pallone, poi Perrotta, sale palla al piede. Perrotta, palo rete, che gol! Questo è top, questo è top. Allora, questa è la clip successiva a quella che ti dirà Bologna. No, io la prendo. Aspetta. Ma è caduto qualcosa. Aspetta. Dov'è? Ragazzi, ecco qui. Palla che attraversa tutta l'area di gol, ma non ho capito, ma che cosa è caduto? Ma cosa è caduto? Ma chissà palla stellare, cioè. Sto blocco di una cosa che non è neanche bravo, però il fatto che è un bestione. Il pistolero, scusate, c'è stato un problemino tecnico. Scarlatella, Cagliazza, Casazza, anzi. Che va in pressing. Metti che secondo può segnare quanti gol vuoi, ma noi ne prendiamo 11. Se vuoi fare 10 gol, ne prendiamo 11. Ragazzi, si è sentita più la voce di Nacci in questa ripresa che la nostra. Voi non mi fidate di là. Che metti che se tu parli, io rispetto il tuo lavoro. Non dico nulla perché ora ho appena finito di giocare, ragazzi, e quindi sto un poco stanco. Attenzione, salta il portiere, no!
De Angioletti chiude bene lo specchio. Poi passaggio arretrato. Adamo, grande parata di De Angioletti. Due a due. 2-2. 2-2, mi ha preso. Mi ha preso gol Buffon. Ha segnato l'Udinese intanto in Serie A. Finta. Insieme a Crosta, palla in mezzo, Casazza sbaglia l'aggancio, chiude Esposito. Grande occasione per gli asmatici. Poi Crosta, palla dentro, Scarlatella, Varuni chiude in qualche modo per Argentato. Prova col destro, Adamo sale, va dal piede, cerca di saltare l'avversario, viene chiuso. Ha segnato Danilo. No, ce l'ho in panchina Danilo, mannaggia, mannaggia, intanto. Ragazzi, ha segnato Danilo, l'ho messo in panchina al fantacalcio, dannazione. Attenzione alla palla in mezzo, è il pistolero, è il pistolero, ancora lui. Attenzione al passaggio nel cerchio di centrocampo, Esposito con la punta, De Angioletti la blocca. Da ora 2 minuti di recupero secondo il direttore di gara, Collaro dal Garitone. È uscita la palla, Marco? Sì. Se no non lo dicevo, ragazzi. Attenzione alla palla in mezzo, 3 contro 0. Ed è finita fuori la sfera di gioco. Ci sarà una rimessa dal fondo, mamma mia. Mario, non è di cosa ti sei perso. Abbraccia Nacci. E finisce qui. E siamo quindi partiti con la seconda edizione dello Sbordone Cup. La seconda partita si è conclusa per un punteggio di 6-1. Chi è Nicola? Sono ritornati con il loro vero nome, il loro capitano. Hanno vinto contro gli asmatici per appunto 6-1. Doppietta del capitano, un gol in top. Il primo tempo da dimenticare, a mio avviso. Un De Angioletti in forma, vi ha negato parecchi gol, avete preso tanti pali, avete mangiato tante occasioni. L'anno scorso brucia ancora, secondo me, la finale persa per un passivo troppo pesante. Il quadrabologna che sta facendo il cretino. Eccolo. Sei proprio un... Diciamo, quali sono gli aspetti positivi e aspetti negativi di questa partita? Vabbè, da come visto inizialmente siamo stati molto sfortunati e dovevamo ancora iniziare a muoverci bene nel campo nel primo tempo. Il portiere avversario è davvero davvero bravo a fermarci parecchie occasioni e poi abbiamo partecipato anche la nostra mano di sbagliarne alcuni veramente clamorosi. Grande prestazione anche di Esposito, al pistolero inquadrato da Dario Falvo al momento. Il nostro camera venne il pistolero, ha fatto tripletta. Per colpa di Nacci aveva sbagliato il suo nome, però poi. Per colpa di Nacci aveva sbagliato il suo nome. In ogni caso auguriamo un grande in bocca al lupo a chi è Nicola e a Copa Adamo.